Tagli e sfalci, ma non solo. La mitigazione del rischio idraulico passa infatti anche attraverso i ripristini di briglie, gabbioni e sponde vecchi danneggiati o caduti. A Pieve Santo Stefano è infatti il Tevere il sorvegliato speciale. Qui il consorzio di bonifica sistemerà 3 opere idrauliche. Il nostro territorio, 155 km quadrati, è molto delicato e abbiamo una presenza umana veramente bassa su un territorio così vasto, quindi la cura che deve essere fatta sui fiumi che attraversano questo paese deve essere attenta e precisa. Il primo step è il trasferimento della fauna ittica. Ultimato il trasloco, entreranno in azione macchine ed operai. Lavori sono tanti e sono importanti quest'anno perché si parla di 110.000 euro spesi per la manutenzione ordinaria del reticolo di gestione di questo comune, in particolare sul Tevere, sul Lancione e sulla parte più urbana, quindi anche più abitata, più densamente abitata di questo comune, e poi ulteriori 65.000 euro di interventi puntuali, anche questi che rispondono alle richieste del sindaco stesso, ma anche alle varie segnalazioni che ci sono pervenute dai cittadini di questo territorio, che rimangono sempre per noi un alleato importante, e ulteriori 60.000 euro per la sistemazione e il rifacimento di alcune opere, in particolare una difesa di sponda in cui sono iniziati i lavori proprio stamattina, quindi una scogliera importante qui a monte del centro abitato, e poi alla sistemazione di alcune briglie, anche queste per mantenerle in efficienza e garantire quanto più possibile la resilienza di questo territorio.